Ciao ragazzi e bentornati con una nuova serie dedicata a un gioco survival horror chiamato Don't Starve. What does it mean? Ora ho cominciato a parlare in inglese, che volevo fare gli errori per scherzo, che bene, a un gioco che si chiama Don't Starve, che vuol dire non morire di fame. Non affamarti, in questo caso non morire letteralmente. Quello che so del gioco fino ad ora è che durante il giorno si può andare in giro per la mappa a raccogliere tutto quello che ci serve per mangiare eccetera eccetera, ma e sopravvivere durante appunto tutte queste peripezie, scusate, è tardi, sono le 10:36 ragazzi, e durante le ultime settimane ho avuto un giorno libero solamente, quindi sono stanco morto. Quindi durante il giorno andremo in giro a raccogliere tutto quello che ci serve per sopravvivere, e durante la notte dovremo stare vicino a un fuoco, perché questo fuoco ci difenderà dalle creature che si nascondono nelle tenebre. Ora basta parlare e cerchiamo di giocare. Empty, va bene. Modalità sandbox, adventure test, sandbox custom, bla bla bla. C'è la modalità avventura, sandbox, ok. Let's go. Giochiamo. Questo mi ricorda la grafica di Don't Starve. Un film che era uscito tanti anni fa, che era molto bello. Ora mi verrà il titolo, ve lo farò sapere. Comunque, sei pal, you don't look so good. You better find something to eat before night comes. Cioè, questo di qua dice, amico, a fare, non sembra che tu stia bene a fare. Ti consiglio di trovare qualcosa da mangiare prima che arrivi la notte. Quindi cliccando su questi oggetti che troviamo per la mappa li raccogliamo. Per ora a destra vedete dei 1, abbiamo la salute, abbiamo qua forse la sanità mentale e abbiamo l'appetito. Raccogliamo tutte queste cose e quando le raccogliamo le mettiamo dentro l'inventario. Sull'inventario che si trova in basso, qua credo c'è la mappa, abbiamo la mappa, sì. Però abbiamo scoperto solo una minima parte della mappa. Ecco, abbiamo determinate cose che possiamo costruire, tra cui l'accetta, sembra il piccone all'icona, però non le possiamo fare, sono oscurate per ora, e poi altre cose. Per ora cerchiamo di procurarci un po' di cibo. È ancora giorno. E poi il fuoco che dobbiamo fare durante la notte, per il quale ci servono cosa? Un sacco di questa paglia e del legno per accendere il fuoco. Non ci servono i cerini, meno male che Rocket di DayZ non si è occupato di questo gioco, se no ci metteva subito i cerini oppure delle pietre da sfregare per accendere il fuoco. Qua invece basta che la paglia e il legno, come per miracolo si riesce a fare il fuoco. Però per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole l'albero. Abbiamo il legno, però come si taglia il legno? Con l'accetta. Abbiamo strumenti qua, per fare l'accetta ci servono una pietra e un bastoncino. Un bastoncino già l'abbiamo. Vediamo se sono questi. Possiamo fare una torcia. Per fare la torcia ci servono due bastoncini, questo di qua. Oh, abbiamo esaminato la cosa dei ragni. Cerchiamo di trovare queste benedette pietre. Ma così rare sono le pietre? Dovrebbero essere in abbondanza per terra. Perché io voglio la mia bella accetta. Questi di qua poi, naturalmente ragazzi, se già ci avete giocato mi farete sapere cosa. Cioè, ad esempio, questi di qua non so se sono ramoscelli mezzi appassiti, e se li lascio stare diventeranno alberi. Quindi magari dopo aver ripulito la mappa dagli alberi, se sto fungo a dormire, la mappa d'alberi converrebbe lasciare questi di qua germogliare. Non lo so, mi date dei consigli per cercare di sopravvivere più a lungo. Io cercherò di arrivare al primo giorno e bloccare la registrazione e fare magari il giorno 2, il giorno 3, il giorno 4, insomma finché non muoio. Che potrebbe avvenire fra poco, perché vedo che la notte sta. Oh, lì c'è, sembra che ci sia una pietra.
Sono le pietre che ci servono per il piccone? No. Qua. Pick up. Tadam, qua c'è un'altra cosa che possiamo fare. Ok, vediamo. Possiamo fare l'accetta. Tadam, abbiamo l'accetta, tadam. Tagliamo gli alberelli. Chop chop. Ok. Tadam. Ok, tagliamo. Ah, abbiamo dimenticato il pezzo di legno. Qua tagliamo, tagliamo, tagliamo. Il falegname, ragazzi. Ok. Non dico che ci vorrebbe una sega, perché so già a cosa pensate subito. Perché siete delle persone infinitamente cattive. Chi mi segue è cattivo. Allora. Ah, ragazzi, vorrei pure fare un contest. Un bel contest. Ora, ditemi voi se preferite, magari nel contest, lasciatemelo nei commenti, che io metto a disposizione, che so, un ammontare di soldi, facciamo 20 euro. Ma che cos'è? Che cos'è? Oh, 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 ti uccido tutto, vieni qua. Propò. Cazzo c'è? Ah, qua cominciamo gli animali. Attacchiamo questo ragno. Arrivano gli altri ragni qua. Ma che cosa che mi attacca? Chop, 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 chop. Ma non attacca dei ragni, stavo dicendo. Mi dovete dire voi se volete che io metta, magari, non so, diciamo, un ammontare di danaro come premio del tipo 20 euro, 30 euro all'incirca per giocare, per comprarvi i giochi Steam, perché vorrei farlo con Steam, che dite voi? Oppure se preferite, magari, un gioco di quel valore, magari. Cosa ne dite? Fatemi sapere. Perché io non ne ho idea. Vi vorrei regalare qualcosina, magari un giochino, fare un contest, poi vedrò io come. Ma al vincitore vorrei dare un qualcosa di carino. No, quella cosa là che mi mangia è cos'è? Ah, il jump, il buco nero. Allora, ragazzi, qua mi sa che sia ora di fare questo benedetto fuoco. Perché qua sta per diventare buio buio. Questo Monster Meat abbiamo fatto. Seed, RVM Hit. Flint, RVM Examine. Possiamo mangiare i semi e possiamo raccoglierci il funghetto. Così possiamo mangiare pure il funghetto. Guardate che buio, che buio, ragazzi, che buio. Ok. Ok. Il buio si può combattere alimentando il fuoco. Ragazzi, abbiamo pure lo zainetto ora. Abbiamo pure lo zainetto. Muori. Muori. Abbiamo... Cosa succede? Perché sto così male? Perché abbiamo mangiato il funghetto, mi sa. Ragazzi, forse è un record. Non riesco a stare via al primo giorno. Oh mio Dio, ho paura. C'è tutto mostruoso intorno a me. Un albero è ricresciuto. Che succede? Vogliamo il giorno, ho paura, sta male. Che cos'è sta cosa? Oh mio Dio, di nuovo giorno. Il funghetto allucinogeno.
No, la carne di mostro, ragazzi. Oh mio Dio. La carne di mostro abbiamo capito che non andava bene. Ok, ragazzi, raccogliamo un po' di ste boiate. Ci sono ombre di mostro, perché abbiamo mangiato la carne di mostro. Mamma mia, ragazzi, che allucinato. Ragazzi, non ci capisco più niente. È praticamente mezzo morto questo tizio. Per non dire tutto morto. Non siamo arrivati neanche al giorno 2. Allora, ragazzi, io con questa bella cosa vi saluto. E vediamo se sopravviverò al prossimo giorno. Ecco, vi voglio far vedere ancora un po' come vi sto salutando. Fatemi sapere per quanto riguarda il concorso, il contest. E vediamo, ovviamente, naturalmente, quando farò il contest bisognerà abbonarsi, tutte queste boiate di qua. Quindi soldi che poi equivarranno a un gioco su Steam per quell'ammontare, o un gioco, me lo dite voi. Alla prossima con Don't Starve.